È un piacere avere con noi questa mattina un noto cabarettista, volto televisivo di Zelig, Gianluca De Angelis. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, insomma. Gianluca sarà con Marta, poi coppia che abbiamo visto e apprezzato e continuiamo a apprezzare anche in questo presente, il presentatore di Gran Galà Amici del Cuore 2022, musica e comicità, dunque il 29 aprile al Teatro Municipale, questa serata benefica. Sì, non è la prima volta che presenziamo un evento così bello e importante, ci fa piacere, per noi è, come dire, una tradizione che è stata interrotta solamente dagli anni, diciamo, dei lockdown, ma adesso finalmente ricomincia e siamo molto felice di esserci nel bellissimo teatro di Piacenza. Ti farai sempre massacrare da Marta oppure il personaggio adesso risponde anche un po' per le rime? Direi che è un classico, insomma non posso rinunciare ai cavalli di battaglia, mi farò sempre massacrare, anche perché il comico fa ridere quando viene torturato in qualche modo, no? Senti, questa cosa che ancora in tanti, no, vanno magari su YouTube a rivedersi sì, le scene di Speed Date, fa piacere o si rimane troppo, no, ancorati a un personaggio? Però avete inventato qualcosa di bellissimo, non si riesce a non ridere veramente. Ma guarda, io sono molto affezionato a questo meccanismo, anche perché sì, sicuramente poi, come dire, capita che a volte uno fa le stesse battute di repertorio, però è un meccanismo che ti permette di essere sempre diverso, per cui anche adesso che siamo nel programma Only for Fun, che uscirà prossimamente, abbiamo scritto ancora cose nuove per lo Speed Date, quindi è un meccanismo sempre nuovo, diciamo che un po' è il repertorio delle nostre delle nostre debacle sentimentali personali, è un po' frutto di fantasia. Senti, da sempre Milano è una città molto importante per la comicità, come è cambiata in questi anni? Sì, è cambiata, ma poi ognuno si può prendere quello che gli interessa, no? Cioè, io vedo comunque in generale una voglia di tanti piccoli, anche localini, di rimettere in piedi spettacoli. Devo dire che tutte queste serate di open mic sulla stand up sono un esempio. Ecco, mi piacerebbe magari, a volte è un po' troppo spostata su questo aspetto, cioè voglio dire che la comicità non è solamente stand up, che ben venga e sicuramente ha dato una scossa all'ambiente in genere. Poi il cabaret è sempre esistito, insomma, dagli anni 20, anche prima, per cui ecco, comunque c'è movimento, questo è il dato più positivo in assoluto. Prima di salutarti ho un'ultima curiosità che ho letto in una tua intervista, dove può essere anche speranza, no, per chi vuol fare questo mestiere, magari non ce la fa la prima porta chiusa nella musica, ad esempio Vasco Rossi per incidere il suo primo album bussò a tantissime porte insieme a Gaetano Curreri, parliamo di due grandissimi, no? E trovavano queste porte chiuse, non andò bene la prima audizione a Zelig, se non sbaglio, poi il grande successo. Ma sì, io mi presentai che ero veramente un ragazzino, un pulcino, perché avevo 21 anni e in coppia col mio primo socio napoletano ci chiamavamo De Niro e De Bianco. Sì, loro intravidero delle potenzialità, ma era un momento in cui, insomma, al locale andavano altri comici, poi avevamo di fronte, cioè se tu entravi al locale negli anni 90, non so, capitavi in una serata, beccavi Bisio, beccavi Paolo Rossi, beccavi Aldo Giovanni Giacomo, per cui insomma, voglio dire, sicuramente la competizione era molto alta, sicuramente. Sì, c'era da fare ancora un po' di anticamera, insomma, non si poteva entrare subito nel salotto buono con i mezzi pochi che l'esperienza offriva in quel momento, però poi dopo io ho avuto un'esperienza importantissima che è stato il laboratorio Scaldasole, che è stata una vera e propria fucina di comici e che è stata una vera cantera in qualche modo anche per Zelig, perché poi dai Palli Dispari, Katia Valeria, Geppi, Deborah Villa, cioè dico i primi nomi che mi vengono in mente, sono tanti e devo dire veramente è stato un lavoro incredibile per Milano e in generale per la comicità tutta, direi, televisiva e non solo. Con De Niro e De Bianco comunque mi piace salutarti, ti lascio il microfono per invitare tutti i piacentini il 29 aprile al Teatro Municipale. Beh, allora io ne approfitto per salutare De Niro, se mai ascoltasse in questo momento, e non intendo Robert, ma intendo Michele Annunziata, che è stato il mio primo socio. Ospite di Radio San Piacenza 24, Gianluca De Angelis.